Ci ha raggiunto proprio The Emergency Andrea Bellardinelli del programma Italia Emergency. Ben arrivato. Buonasera. Allora, ha sentito, diciamo, con una sanità in affanno il diritto alla cura sembra essere non propriamente garantito. Io vorrei farla partire proprio da questa riflessione, visto che abbiamo appunto visto il servizio, no? Questo settore in cui il pubblico è carente. Ci diceva prima De Filippo, più di questo però non si può fare. Lei la pensa così? Ma io diciamo che la penso assolutamente in maniera assolutamente diversa, nel senso il problema è molto complesso. Noi siamo molto preoccupati perché quando abbiamo iniziato nel 2006 abbiamo incominciato con le fasce più vulnerabili che erano i migranti, lo sono tuttora, ma negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un incremento sostanziale di pazienti italiani, delle nuove povertà, di persone che per mille ragioni, per mille diciamo, percorsi grigi non riescono ad accedere così facilmente alle cure. E questo ci preoccupa molto perché i nostri centralini sono intasati di telefonate di persone che non ce la fanno a pagarsi le medicine. Il Censis, quindi non Emergency, dichiara che 9 milioni di italiani nel 2012 non avevano sufficiente denaro per potersi pagare le cure. Costantemente, quotidianamente, noi facciamo circa 200 visite al giorno nelle nostre varie strutture. Voi avete ambulatori fissi dove? A Palermo, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, grazie a una collaborazione con Libera che ha sfruttato uno stabile confiscato alla mafia per un'opera, diciamo, sociale molto importante, a Marghera, e poi abbiamo 5 cliniche mobili che girano le campagne del Sud Italia per una fascia ancora più vulnerabile tra i vulnerabili, che sono gli stagionali, i lavoratori stagionali. Siamo stati anche in Basilicata per diversi anni, quindi quello che ci preoccupa è proprio questa impossibilità di pagarsi. Noi parliamo quotidianamente con le persone danno delle priorità, curano prima i figli se ce la fanno e non si curano loro. Ora questo chiunque di noi sa che è un boomerang, perché se non si fa prevenzione, se non si fa educazione sanitaria, che sono base, la base anche del nostro intervento, al di là della medicina di base, di alcune specialistiche come l'odontoiatria, ma che popolazione avremo tra pochi anni? E soprattutto, noi ci basiamo sull'articolo 32 della Costituzione, che è il nostro pilastro dell'azione quotidiana di Emergency in Programma Italia, ma un diritto fondamentale è di per sé indivisibile, non si può dare a rate. O lo si dà o non lo si dà. Infatti colpisce il fatto che voi tra le cure erogate, insomma, avete messo anche quelle dei denti che non sono per voi accessorie, non vengono in al momento ancora, e mi dispiace contraddire il sottosegretario, anzi mi piacerebbe capire come va a finire sono questa storia. Sono i nuovi LEA quello che ho detto. Esatto, dei nuovi LEA. Quindi sono molto interessato. Al momento purtroppo l'indigente ha la prestazione del dentista gratuita, ecco. E il materiale lo deve pagare. Quindi ma il materiale costa parliamo tantissimo. Di un'arcata, costa sui 700 euro, poi Emergency costa 350 e non perché utilizziamo dei prodotti low cost, questo comunque è un altro tema. E noi garantiamo totalmente gratuita, vorrei precisare. Quindi se c'è un diritto, se la legge dice che chi è indigente deve avere questo tipo di prestazione gratuita, non ci si può fermare al materiale, perché di fatto poi una persona non si cura. E torniamo al problema del denaro che non c'è per avere un diritto fondamentale. Quindi al di là delle, diciamo, emergenze sotto vari aspetti di fasce vulnerabili che purtroppo, come dicevo prima, stanno crescendo, noi rimaniamo fermi sul punto dei diritti, e su questo noi vorremmo proprio dialogare con le istituzioni, con qualsiasi associazione dove ci troviamo ogni giorno a collaborare, con tantissime associazioni, proprio perché dobbiamo fare rete, dobbiamo capire come uscirne. Sicuramente il problema è molto complesso, il sottosegretario ha spiegato anche bene le complessità che ci sono, ma quando si parla di salute noi crediamo, e lo vediamo sia nei teatri di guerra sia in Italia, la salute è una cosa che va affrontata in maniera molto seria, non si può scherzare.